Allora, iniziamo a parlare di questo metodo e come arrivare ad ottenere i migliori obiettivi per quanto riguarda il metodo, i codici della manifestazione. Innanzitutto, aspetta perché, come mai? Un attimo, arrivo. Scusate che anche io ogni tanto c'ho i miei momenti. Allora, innanzitutto, prima di passare su questo qua, ritorniamo un attimo. Innanzitutto il metodo. Il metodo c'è una pagina e un video dove spiego da dove nasce, perché nasce, non lo ripeto questa sera. Sappiate però che sul sito, sulla pagina Il metodo, trovate quelle che sono sia la spiegazione con un video, sia la spiegazione scritta. Per cui se qualcuno, per esempio, fosse arrivato a questo video in un momento, cioè magari più avanti e non conosce il metodo, non faccio anch'io, non voglio annoiare le persone che ci stanno già seguendo, lì lo trovate. Quindi andate sulla pagina Il metodo e trovate sia la spiegazione scritta che il video. Per quanto riguarda invece il fatto che ci sono tanti metodi e perché usare questo prima di andare a vedere di entrarci, no, nel metodo? Per due ragioni fondamentalmente. In primo luogo perché abbiamo una cosa che è unica, cioè il fatto che sono riuscita a come dire, a decodificare i codici delle energie di base, che dopo vi spiegherò meglio e che però ci permette di fare un reset immediato, veloce e inconscio, che quindi non deve passare attraverso la testa e che quindi ci permette di fare quel passaggio che in genere è quella cosa che manda in frustrazione quasi tutti quando sono. Durante, cioè quando stanno facendo un lavoro di crescita personale, ovvero magari sto facendo dei corsi e capisco che dovrei riuscire a fare quella roba lì, ma non ci riesco e entro in frustrazione. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo per cui secondo me questo metodo è veramente unico è che avendo capito bene come siamo formati proprio energeticamente, cioè anche il discorso dei tre livelli e delle quattro esperienze che dobbiamo fare, ho creato dei metodi che sono energeticamente potenti, nonostante siano semplici, ma attenzione, il tempo. Richiedono poco tempo perché li abbiamo strutturati in maniera tale che se voi usate la costanza, anziché usare il tanto e poco, cioè il tanto e poco e poche volte, ottenete dei risultati incredibili in tempi relativamente abbastanza brevi. Dopo parliamo dei tempi abbastanza brevi, cosa vuol dire? Perché dobbiamo stare anche nel pianeta Terra, cioè nel senso che non è che possiamo pensare di fare una cosa e in 3 giorni ottenere il risultato, cioè queste sono le sciocchezze che si sentono, ma non è così. Però adesso ne parliamo. Però volevo proprio farvi capire questa questione del tempo. Ci resta un attimino perché una delle cose che un po' mi fa, non dico sorridere piuttosto che vabbè. Diciamo sorridere è quando mi si dice io non ho però poco tempo, però tempo per arrabbiarti ne hai, tempo per fare scelte che ti fanno perdere una marea di tempo ne hai, tempo per rimanere là a rigirarti e rimuginare su delle cose ne hai. Allora, se voi fate il conto di quante ore perdete nella vostra vita a rimuginare, a arrabbiarvi, a disarrabbiarvi, a farvi passare il mal di stomaco che vi è venuto perché vi siete arrabbiati e via di seguito, allora vi renderete conto che 21 minuti al giorno, per esempio, non sono un granché da spendere. Perché se voi utilizzate pochi minuti al giorno costantemente, queste cose accadono sempre meno e fanno degli effetti molto meno devastanti. Vi faccio un esempio brevissimo che è successo a me di fronte alla family, tra l'altro,
poco tempo fa, mi sono arrabbiata, ma ero assolutamente, era durante il canale, quindi anch'io ho le mie, ero assolutamente, durante una riunione mi sono arrabbiata, abbiamo buttato via praticamente la riunione e che facciamo fatica a trovarci tutti quanti insieme, quindi abbiamo buttato via la riunione, perché alla fine non abbiamo combinato niente di buono. Io ci ho messo 2 giorni a ritornare in me abbastanza centrata, ho buttato via una riunione più 2 giorni, che se ci penso, no, che tempo fa mi sarebbe successo molto spesso, adesso è successo proprio nel canale, in un momento va bene, però per farvi solo capire quante ore di lavoro quella riunione, se l'avessimo messa a frutto, adesso la dovremmo rifare. Se l'avessimo messa a frutto quando era il momento, avremmo sprecato molto meno ore e io il giorno dopo non ero tanto in grado di fare quello che dovevo perché avevo mal di stomaco, per questo, per quello, per quell'altro, mi ci sono rimessa 2 giorni dopo. Per farvi capire quante ore ho perso, tantissime. Quante ne perdete voi quando entrate in queste dinamiche? Tantissime. Per cui pochi minuti al giorno non sono niente per ottenere di arrivare al punto in cui non accadono o accadono, come in questo caso, una volta ogni tanto, allora ci sta la scivolata, allora non è una cosa che irreparabile, però non è un continuo perdere tempo, ok? Per cui quando parliamo di però quanto tempo ci vuole, io vi rigiro la domanda e vi chiedo quanto tempo sprecate in... puntini, 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 punto di domanda, rispondete a questo e poi vediamo cosa ha più senso fare. E questo è il primo punto importante. Adesso andiamo invece a capire come funziona il metodo e come funziona l'utilizzo del metodo. Allora, io dovete sapere che nonostante sono una donna molto esoterica, sono anche una donna estremamente pratica. Negli anni una delle cose che volevo assolutamente portare a casa erano i risultati con le persone, nel senso che quando venivano qua analizzavamo il problema, ci davamo una scaletta di lavoro e entro quel tempo bisognava vedere dei risultati a chi mi chiedeva appunto di fare un lavoro fatto bene. Questo è sempre stato il mio modo, perché? Perché se noi ci diamo degli obiettivi e ci diamo dei tempi, questi obiettivi e questi tempi sono misurabili, quindi non sto lavorando così tanto per. Una delle cose che non mi piacciono sono i discorsi che si fanno dove, vabbè, ma insomma in qualche modo qualcosa accade. Sì, certo che qualcosa accade, però se io so che cosa deve accadere e in che modo deve accadere questo qualcosa, riesco ad osservarlo e riesco a vedere se questi obiettivi li sto raggiungendo oppure no. Quindi questa sera parliamo proprio di questo: che cosa deve accadere, in che tempi deve accadere quello che vi sto dicendo questa sera, e così imparerete a comprendere se state lavorando nel modo giusto oppure no. Vi do anche un anticipo, ma ve lo dirò anche più tardi, che tra pochissimo ci sarà la possibilità di fare delle consulenze, per cui per darvi ulteriori aiuti a direzionarvi ci sarà anche quello, però poi vi parlo del perché e del come. Ok, allora innanzitutto partiamo da quelli che sono i casi. Una delle cose che io ho capito in 13 anni di consulenza è che di tanti casi, tante dinamiche che mi venivano raccontate, la realtà è che il più delle volte i casi avevano le stesse dinamiche energetiche. Per dire, la persona che mi veniva a raccontare di una storia extra piuttosto che di quella che c'aveva il tipo che se ne andava, piuttosto che di quell'altra che aveva il problema al lavoro, piuttosto che di quella che c'aveva il problema col figlio, dietro spesso c'erano delle dinamiche energetiche molto simili. Perché? Perché appunto derivano dall'incrocio delle 8 energie di base che alla fine portano a galla sempre gli stessi nodi. Quindi il motivo per cui ho iniziato a fare questo lavoro, quello che ho messo in piedi adesso, è perché ho detto: ma per quale ragione andiamo a valutare caso per caso in modo così un po' a caso appunto, cioè dove sì l'intuizione mi sta bene, però io ho capito anche una cosa, che
Ci sono anche lì delle leggi energetiche che tutto sommato, se le conosci, le puoi ben capire anche senza tanti discorsi. Quindi, cosa importante è, benissimo, c'è una problematica, ok, qual è la dinamica energetica che ci sta dietro? Perché se io capisco la dinamica che ci sta dietro, quindi i fattori che stanno dietro a questa dinamica energetica, la soluzione sarà questa, questa e quell'altra. Punto. Molto semplice. E a me piacciono le cose semplici e, ripeto, anche misurabili. Per cui, capito questo, possiamo capire che qualunque sia la mia matrice di problematica, facciamo finta, come abbiamo detto prima, che ho una problematica d'amore col tizio che va e che viene, che va e che viene, e da piccola avevo il papà che era così, 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 la mamma così, 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 il fratello così, 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 poi a scuola ero così, colà e su e giù e tutte queste cose qua. Bene, nonostante questo, quello che ho riscontrato è che veramente, nonostante le storie siano molto diverse, le matrici energetiche sono sempre le stesse. Se capiamo in quale delle matrici energetiche ci siamo infilati, da lì possiamo trovare la soluzione. Andiamo a vedere. Come vi ho detto, è importantissimo comprendere che noi abbiamo tre livelli di coscienza. Quindi un livello istintivo, che è quello che si trova nella parte della radice, è quello che in qualche modo ci lega in maniera cioè in maniera legatissima al nostro corpo. Ok, quindi tutta quella che è la nostra matrice corporea, la nostra esperienza corporea è legata a questo livello di coscienza, al livello istintivo. Vi invito per piacere a togliervi assolutamente qualunque tipo di giudizio rispetto le questioni, per esempio l'istintivo, ok, che è legato al corpo, visto e considerato che soprattutto qui in Italia, ma anche se non mi state ascoltando dall'Italia, quello che anche in molti altri paesi, il corpo è stato associato a un qualcosa di negativo. Il corpo è un corpo, punto. E fine, ok? Quindi il corpo ha una sua matrice istintiva. Questa matrice istintiva si muove in maniera molto animale. Cosa vuol dire? Che cercherà di recuperare cibo, cercherà di recuperare quello che gli serve per vivere, cercherà di riprodursi, farà tutte quelle cose e cercherà di mantenersi in vita, ok? Quindi avrà questi tre grandi movimenti. Uno, la fame, sete o qualunque altra cosa che sia proprio relativo all'approvvigionamento, la parte della riproduzione, quindi la passione, la tendenza a unirsi a qualcun altro, e poi la parte invece della paura, cioè quindi il tentativo di mantenersi in vita. Quindi questa parte istintiva si muove a prescindere da quello che con la parte mentale pensiamo, ok? Facciamo finta che io, per esempio, sono figlia di genitori molto rigorosi, con tutta una credenza puritana e via di seguito, e magari, che ne so, adesso sto imparando a muovere, per esempio, il corpo perché ho delle rigidità, eccetera, eccetera. Il mio corpo ha delle reazioni istintive che non seguono il mio mentale, ok? Quindi può anche essere che, per esempio, io incontro una persona che dal mio mentale, perché magari, che ne so, fa parte di un gruppo sociale che non è adatto a quello che io ritengo dovrebbe essere adatto a me, però c'è la parte istintiva che mi richiama verso quella persona, anche magari semplicemente per una conoscenza amicale, non importa, però magari la mia parte istintiva ha tutte le sue buone ragioni per portarmi verso quella parte lì. Non vuol dire che io devo seguire la mia parte istintiva, attenzione, infatti abbiamo un workout che si chiama imparare a dominare gli istinti. Perché? Perché in realtà devono essere in equilibrio queste tre parti, anche il cuore.
Quante volte io mi sentivo dire durante le consulenze, ma io ho imparato a seguire il mio cuore, e tanto io sapevo benissimo che era semplicemente una dinamica di bisogno. Se c'è uno dei tre piani che viene confuso con l'amore e con il cuore e con quello che santo, perché santo è una delle cose che mi si dice di più. No, il più delle volte quello che sentite è semplicemente bisogno, punto. Questo lo eliminiamo anche questo qua dalle credenze. No, allora, i tre livelli, quando sono in squilibrio, quindi quando l'istintivo tende a essere predominante, vi porterà a fare tutta una serie di scelte assolutamente autodistruttive. Su questo c'è poco da discutere. Lo stesso l'emotivo, lo stesso il mentale. Perché anche l'eccesso di razionalità vi autodistrugge, non vi preoccupate che ve ne fa di problematiche, che metà basta. Vi ricordo tra l'altro che quando avete un mentale eccessivamente forte, si attiva soprattutto l'istintivo, facendo cosa? Facendovi ammalare, per esempio, perché è l'unico modo per fermarvi. Può essere anche questo. Quindi, attenzione, quello che noi cerchiamo di fare con questo lavoro è equilibrare questi tre piani in modo tale che collaborino l'uno con l'altro, perché se il vostro istintivo è energeticamente a posto, quindi non eccessivo ma neanche troppo basso. Okay, perché qui abbiamo anche il centro della nostra energia, della quale poi parleremo, che è importantissimo. Okay? Se questo è ben funzionante, uno, avete energia per fare tutto quello che volete. Secondo, per esempio, vi mette in allerta quando c'è un pericolo. Cioè, ragazzi, se state passando sotto un ponte e sta cadendo un legno, cioè, è questa la parte che vi dice spostati. Quindi, queste parti devono essere ben equilibrate. L'emotivo, se io sono nel bisogno, questo mi manderà addosso a tutto quello che mi fa male, tra l'altro, sicuro come l'oro. Ma se funziona bene, questo qui attrarrà quello che io desidero veramente, senza che io vada in cerca di niente. Diventa un centro di attrazione molto importante. Attenzione che quando parlo di questo, parlo anche di quello che mi serve nella mia autorealizzazione. Non parlo solo di amore, ma se per esempio io sono una persona che desidera mettere in pratica il mio talento, si muove proprio questa parte qua che fa da antenna. Ok, poi parleremo di questo discorso dell'antenna. Il mentale non va distrutto, perché adesso con la New Age la mente è diventata il nostro grande nemico. No! Ma e cosa pensate che ci abbiamo la testa a fare? Mica per buttarla nel cestino, cioè ci serve la testa, ok? Solo che non deve diventare tiranna. La testa è a servizio del mio sé. La testa è la parte razionale che fa sì che io sia in grado di organizzare quello che poi il mio sé mi indica come, che ne so, progettualità. Facciamo finta che io decido, che ne so, che quest'anno voglio mettere in piedi un nuovo progetto, voglio costruire borsette. Facciamo finta, ho canalizzato, ho visualizzato, ho fatto il corso con Alessandra del 5 gennaio e ho capito che il mio obiettivo è costruire borsette. Benissimo. Chi è che si metterà in azione? È la testa, ragazzi, comincerai a capire come le vuoi costruire, dove vai a recuperare il materiale, farai i conti e via di seguito. È la testa che lo fa, quindi la testa deve essere utilizzata. Certo è che se la testa pensa di esserci solo lei e taglia fuori l'emotivo e l'istintivo, lì il problema diventa molto importante. Anche perché ripeto che una testa tirannica è uno dei primi motivi di scompensi dal punto di vista energetico, che poi vanno a somatizzarsi sul corpo, che non vuol dire che, attenzione, non vuol dire che le malattie vengano solo fuori dallo scompenso mentale, ok? Perché se bevete il veleno, magari non state bene ed è biologica quella roba lì.
Però, se voi per esempio avete una mentalità rigida, potreste avere un grosso problema alla parte cervicale barra la parte della schiena, la parte alta della schiena, ok? Per esempio. Quindi, ve ne potrei fare tantissimi di questi esempi, ce ne sono di libri che vi insegnano. Ce n'è uno molto bello, si chiama Malattia e Destino, se non mi ricordo male, ve lo consiglio vivamente se siete interessati a capire come funziona la somatizzazione. Quindi, noi lavoriamo proprio per mettere in equilibrio e collaborazione questi tre piani. Andiamo avanti. Poi, se ci sono domande, io andrei avanti ancora un pochettino, poi eventualmente se ci sono domande, oppure se vedete che ci sono domande che sono necessarie adesso da dare risposta, ditemelo, io mi baso su di voi, Annarita. Ok. Quindi lavorare ad obiettivi è molto importante. Perché lavorare ad obiettivi è importante? Per darsi per avere una misurabilità di quello che stiamo facendo. Se noi non lavoriamo ad obiettivi, per carità, ci sono persone che lavorano nel flusso e io sono felice perché essere veramente nel flusso significa anche potersi permettere di andare e sentire. Però attenzione che io giro il mondo olistico da tanto. Tanto 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 tempo, nonostante non sono giovanissima, però giro proprio da tanto tempo il mondo olistico e a volte questo stare nel flusso è anche un po' un lasciar correre troppo e non porsi mai neanche degli obiettivi, per cui si va così a random. Anche no, volendo, no? Perché va bene stare nel flusso, ma un minimo di direzione magari ha senso averla. Quindi, anche in questo caso, se sono qui che sto guardando questo webinar, molto probabilmente mi sto facendo delle domande o qualcosa da risolvere o qualcosina da mettere a posto. Allora, cominciamo a lavorare ad obiettivi. Andiamo a obiettivi, quindi io dico che ne so, voglio arrivare a essere in grado di non sentirmi dipendente emotivamente da qualcuno. Questo è un obiettivo, per esempio. Oppure voglio riuscire a capire qual è il mio talento. Oppure voglio riuscire a stare bene. Che ne so, magari sono una persona molto ansiosa e non ho più voglia di avere questi aghi, mi viene da dire, dell'ansia, perché io l'ho avuta tantissimi anni fa, è un bruttissimo ricordo, non glielo auguro proprio a nessuno. O che ne so, peggio ancora, ho la depressione e vorrei venirne fuori. Ecco, questi sono degli obiettivi. Allora, quando ho un obiettivo, una cosa importante è capire se questo obiettivo è un obiettivo a breve termine, a medio termine o a lungo termine. Come faccio a comprendere questo? È facile. Ci sono delle cose che sono semplicemente, è facile capire che a breve termine, tipo se io per esempio, vi faccio un esempio, sono in un momento di impasse perché magari ho avuto un periodo un po' così e mi devo riattivare per andare a propormi per un lavoro nuovo, per una cosa del genere, questo è un obiettivo a breve termine, quindi una cosa del genere, quindi essere in grado di propormi bene per un nuovo lavoro, questo è un obiettivo a breve termine, per esempio, ok? Perché? Perché è una cosa dove devo probabilmente andare a lavorare su delle insicurezze o delle cose del genere. Per quanto riguarda invece delle dinamiche, l'ansia per me è un obiettivo a breve termine. Voi direte come? Da una vita che magari se siete ansiosi, è da una vita che cerco di superare l'ansia. L'ansia in realtà, è un lavoro che se voi fate esercizi energetici con costanza in 3 mesi, l'ansia è andata nel cestino. Io quando parlo di breve termine, ovviamente non sto mai parlando, guardate che non si parla mai di un giorno, 2 giorni, 3 giorni. Okay? Ah, attenzione, chiaro che ci sono gli obiettivi immediati. Per esempio, ho mal di testa, io posso lavorarci subito. Ho, che ne so, l'ansia oggi, non ce l'ho mai, ma oggi ho l'ansia, ci posso lavorare subito. Cioè, su questo sì. Però, oppure, che ne so, imparare tutte queste piccole cose, ho un colloquio da superare tra 2 giorni, quello è un obiettivo immediato. Quando parlo di breve termine, c'è sempre un ciclo almeno di 3 mesi, perché è un tempo dove io devo fare 3 passaggi e siamo sempre ai 3 livelli, ragazzi. Devo, uno, o fermarmi o sbloccare una situazione bloccata, due, lavorare il dolore, tre, agire in modo consapevole.
C'è poco da discutere. Cioè, questi sono i passaggi che devo fare. Se devo fare questi tre passaggi, non li faccio in un giorno, ma neanche se vuoi. Però non so se voi da quant'è che cercate di risolvere i vostri problemi e di portare a casa gli obiettivi. Già 3 mesi non è tanta roba. Ok, medio termine. Quando è che sto parlando di problemi, di dinamiche a medio termine? Tipo, che ne so, ho una dinamica con una persona, quindi una dinamica personale, emotiva. Una dinamica normale, siamo a medio termine, quindi probabilmente io mi devo un attimo riassettare con me stessa e poi devo iniziare a stare in una situazione in maniera tale che tutto l'universo si metta in lavoro per me, perché poi no, la prima parte lavoro su di me e dopo devo permettere all'universo di fare la sua parte. Questo è il secondo. Gli obiettivi a lungo termine sono quelli che hanno una matrice karmica. Lì chiaramente sono cose un po' più lentine. Perché? Perché sono cose più lentine? Perché fanno parte di quelle dinamiche dove sono coinvolta io, le mie storie, le storie dei miei familiari, il karma della società nella quale sono inserito, quindi nella quale appartengo. Lì potrei trascinarmela un po' di più. Cosa vuol dire trascinarmela? Che vivo male? No. Vuol dire che imparo a riconoscerle, so che quelle saranno sempre un po' un mio punto debole, perché lo so, perché quella parte lì è quella dove io tendo sempre un pochettino a cadere, però imparo a tenerle sotto controllo e via via magari faccio quei passaggi che però lì vi assicuro che ci vuole tempo. Vi dico oltre i 6 mesi, ecco. Ci vuole tempo. Per esempio, vi faccio un esempio, anche se dopo andremo a vedere meglio le cose. Facciamo finta che voi, fin da quando, per esempio, una persona nasce già con la sensazione di depressione, di morte. Ce ne sono persone che nascono così, che hanno questa sensazione fin da piccoli, ok? E quindi devono arrivare a oltrepassare questa sensazione e riattivare la fiamma della vita dentro di sé, per esempio. Piuttosto che, vi fa questo, cioè ci sono esempi di questo tipo, oppure ho magari un genitore particolarmente difficile e devo trasformare questa energia molto, molto pesante, ok? Per esempio, piuttosto che, insomma, ce ne sono di dinamiche che ci possono volere un tempo un po' importante per risolverle. La cosa importante da capire è che anche queste sono risolvibili, solo che sono un obiettivo a lungo termine. Allora, se io mi fisso sull'obiettivo a lungo termine, entra la frustrazione, non ha nessun senso. Ok? Anche quello a medio tempo io lo spezzo sempre. Io faccio sempre obiettivi intermedi, quindi medio tempo, lungo termine, scelgo degli obiettivi intermedi. Voglio arrivare a trovare una soluzione con la persona della quale sono innamorata oppure con il mio collega di lavoro. Benissimo. Allora so che magari è un obiettivo a medio termine, obiettivo a breve termine, intanto imparo a non prenderla sul personale quando pipim 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 pipim. Ok? Quindi questa cosa qua, obiettivo a breve termine, 3 mesi. Poi arriveremo a fare tutto il resto, ok? Questi sono su per giù le modalità, i tempi. Andiamo avanti adesso e quindi, cosa importantissima, capirete bene che dobbiamo veramente distaccarci dall'obiettivo finale. Voi direte, beh, allora cosa lavoriamo obiettivi? Sì, perché prima di tutto ci dobbiamo prefissare l'obiettivo. Il secondo punto è quello di staccarsi dall'obiettivo. Voi direte, ma è una farsa? No, non è una farsa. Questa è la metodologia che vi dà veramente dei risultati, risultati concreti però, concreti veramente, perché altrimenti ce la raccontiamo. Allora, per arrivare, innanzitutto bisogna distaccarsi dall'obiettivo finale, lavorare energeticamente e la cosa più difficile in assoluto è permettere. Perché finché sto facendo, sento anche il fare, anche il lavorare energeticamente, per assurdo, è una forma di controllo. Ed è una delle cose più difficili dalla quale liberarsi. Ovvero l'illusione di poter controllare la vita. Noi non abbiamo la possibilità reale di controllare la vita, abbiamo la possibilità di diventare potenti. Di diventare fluidi, di
di diventare un qualcosa che si attiva, è attivo nella vita, però non possiamo controllare la vita perché tutti abbiamo il libero arbitrio e quindi la mia libertà inizia e finisce, cioè finisce dove inizia la libertà altrui. Ok? Quindi io sarò potente. Sarò connessa al flusso e poi in funzione di tutti i flussi degli altri mi muoverò in funzione di quello che sta accadendo, che non posso controllare, io posso solo elevarmi e di conseguenza accadranno tutta una serie di cose. Se per esempio in quella direzione per me c'è qualcosa di negativo, se permetto, l'universo mi porterà in quella direzione dove ci sarà qualcosa di positivo, però lo devo permettere, perché se io mi sono focalizzata sul fatto che voglio andare di là, perché non è solo l'universo, attenzione, c'è anche il libero arbitrio altrui. E quindi io posso lavorare sul mio di libero arbitrio, sulla mia potenza, sulla mia energia, ma non posso lavorare sull'energia degli altri, sulla loro potenza e sul loro libero arbitrio. Per cui dovrò imparare a fluire e l'universo mi condurrà dove è meglio per me. Quindi in questo metodo, perché questa sera io vi parlo del mio metodo, del metodo i codici della manifestazione. Cosa vi offro di fare? Che cosa si possiamo fare? Allora, quando ho capito quali sono gli obiettivi da raggiungere? E voi direte, Alessandra, come faccio a capire l'obiettivo, quanto se il mio è a breve termine, se è a medio o se è a lungo termine? Allora, noi stiamo preparando dei test, ok? Scusateci se vi abbiamo messo qua intanto le cose, ma perché guardate che ci vuole un lavoro a far tutto, che è una cosa infinita. Non avevo il tempo di fare le consulenze prima, veramente non ce l'avevo. Adesso ci stiamo attivando anche per le consulenze, quindi intanto se voi siete già abbastanza in lavoro e centrati, potete già individuare se i vostri sono obiettivi a medio, a breve, a breve, a medio o a lungo termine. Ma insieme il 5 di gennaio faremo questo webinar dove andremo a capire quali sono i vostri obiettivi, se sono a breve o a medio o a lungo termine. Ok? Quindi anche in questo, il 5 di gennaio, avrete la possibilità, con veramente pochissimo, di fare questo lavoro per capire che cosa dovete fare e come vi dovete muovere. Quindi se il vostro obiettivo è breve, medio o lungo. Okay? Quindi il 5 lo farete. Poi stiamo preparando i test che saranno gratuiti, quindi lo troverete sul sito, potrete fare il test e poi vi arriverà il programma di lavoro. Terza possibilità, tra un po' ci sarà la possibilità, tra poco però ci sarà la possibilità di avere delle consulenze, in particolar modo con Paola ed Alessia, che vi indirizzeranno una per quanto riguarda le dinamiche più personali, l'altra per quanto riguarda le dinamiche più lavorative. Ci sarò anch'io per le cose un po' più difficili, perché poi ci sarà sempre qualche casetto un po' più complicato. Però, insomma, se proprio volete anche me, però io mi metto poco, ve lo dico, ma proprio perché c'è ancora tanto lavoro da fare, non è perché voglio fare quella che è arrivata, non sono arrivata da nessuna parte, solo che c'è ancora tanto, tanto lavoro e sono tante ore ancora che devo mettere a disposizione per dare il metodo. Quindi, cosa sono i codici? Se guardate il metodo, ma ve lo ripeto molto velocemente, sono dei disegni, ok? Non sono nient'altro che dei disegni che hanno dentro una geometria sacra, cioè quindi delle, come dire, oh, che non mi viene la parola, vabbè, non importa. Sono dei disegni, dei simboli che vanno a portare che cosa? A portarvi alle 8 energie ancestrali. Quando dico le 8 energie ancestrali, vuol dire che io vado a recuperare quell'energia dentro di me che è quella del prima delle mie vite, proprio prima addirittura delle mie vite. Quindi vado a ricollegarmi con quella parte che non ha fatto tutte quelle esperienze. Per cui cosa vuol dire? Che io, quando sono, magari sono piena di credenze, se io utilizzo il codice,
torno all'energia ancestrale. Non vuol dire che perdo la memoria di quello che ho vissuto, ma sto lavorando a livello di memoria cellulare, per cui quella non premerà più con le esperienze negative che ho vissuto e mi permetterà di far emergere in modo naturale le risorse e le risposte che naturalmente avete dentro. Quanto dura un lavoro con un codice? Il lavoro con un codice dura 21 giorni. Può avere senso fare che cosa? Utilizzare tre codici di fila per arrivare a un obiettivo a breve termine. Quindi tre codici vuol dire 21 giorni, poi vi consiglio una pausa di una settimana, prendere il codice successivo. Codice, pausa, codice, pausa, codice, pausa e siete a fine dei 3 mesi. Ok? Per quanto riguarda, allora, con il test vedrete che vi dirò o 3 o 4 mesi. Perché? Perché se al codice abbinate il workout della quale vi parlo adesso, i 3 mesi li raggiungete quasi certamente. Se invece usate solo i codici e io vi consiglio anche di seguire le masterclass, magari perché siete in un periodo finanziario di un certo tipo, ed è giusto anche è meglio che facciate un mesetto in più. Okay? Quindi per raggiungere l'obiettivo a breve termine, meglio fare un mesetto in più sull'obiettivo a breve termine, perché siete un po' più sicuri di raggiungerlo. Cosa vuol dire utilizzare un codice? Voi dovete guardare, ci sono tre energie scritte. Non importa se avete la vostra, per esempio, fate finta che voi avete scritto dentro la descrizione di una dinamica, di un problema che avete in questo momento, magari con una persona, e non vi risuona quello che c'è scritto come energia a favore, energia contraria e risultante. Perché? Perché può essere che quella dinamica che avete con Ugo, per esempio, in realtà derivi da una ferita che avete, magari addirittura dal momento del concepimento, che ne sappiamo, cioè, ok? Quindi io non lo so da dove deriva la problematica che stai vivendo con Ugo, ma se attraverso le parole chiave mi viene fuori il codice tal dei tali, ok? Vuol dire che quel codice lì ti sta andando a beccare proprio quella problematica lì. Allora, voi guardate l'energia a favore è quella che comunque state utilizzando per in qualche modo vivere questa cosa. L'energia contraria è quella che si oppone a questa cosa, la risultante è quella che si deve attivare. Quindi dovete osservare quando state usando il codice, dovreste osservare. Dopo una settimana dovreste cominciare a vedere con più lucidità quello che sta accadendo, cercando di fare riferimento alle tre energie che vi arrivano. Cioè, quindi energia a favore, guardate l'energia a favore, facciamo finta che l'energia a favore sia, che ne so, Fresia, energia leggerezza. Voi state comunque un po' giocando con questa situazione. L'energia contraria è per esempio Jasmine, non c'è stabilità però in questa situazione. L'energia risultante, per esempio, potrebbe essere l'Aku, quindi una visione più lunga. Allora, la cosa importante, se manca la stabilità, voi dovreste vedere come vi muovete voi, quello che accade dove c'è la questione dell'instabilità, la dovreste riuscire a vedere. Ok? Dopo circa 15 giorni dovreste cominciare a vedere ad avere una visione più lunga, a dire: ah, però se io mi muovo così anziché colà, può darsi che accada questo. Quindi la lucidità di vedere in maniera più lunga, più lontana. Ok? E case history ce ne sono tante in realtà sui codici. Quello che mi dispiace è che non abbiamo ancora messo fuori come si dice, le recensioni, grazie, ragazzi, ogni tanto mi perdo anch'io. Grazie, Narita. Però vi faccio l'esempio di un'amica carissima che mi racconta che, allora, io le ho dato i codici ancora 3 mesi fa, mi pare. Insomma, fate conto 3 mesi ora che lei mi ha raccontato, ecco.
E però, essendo un'amica molto cara, ne avevamo parlato, insomma, l'aveva preso, l'avevamo guardato, ne avevamo parlato, no? E mi dice: lo sai che ieri, l'altro giorno, è successa una cosa particolarissima. Ho avuto il coraggio di dire davanti al gruppo, alla riunione, che cosa ne pensavo in maniera proprio senza maschere. Gliel'ho detto con gentilezza, ma senza maschere. E io le dissi: ma ti ricordi su cosa avevamo lavorato con i primi codici? Soprattutto, te lo ricordi bene? Ho detto: ti ricordi di cosa stavamo parlando? Che c'era l'energia Ghehoria che dovevi attivare? Ah, sì, cavoli, hai ragione, perché Ghehoria non è solo la capacità di incontrare, ma è anche la capacità di esprimersi, di comunicare in maniera molto chiara, ok? E lei ha detto: cavoli, è vero, hai ragione, mi ero dimenticata di questa cosa qua. Dopo 3 mesi c'è riuscita. Ecco, è importante. Lei non si era accorta, però è emerso da dentro. E se voi riuscite a fare attenzione a cosa c'è scritto e di conseguenza come si manifesta, vedrete che avrete molta più, riuscirete a capire il senso del lavoro che stiamo facendo. I workout io lascerei nuovamente. Allora, l'universo vi ama, ama voi. Perché? Perché una della nostra family ha vissuto proprio in questi giorni c'è una case history rispetto al workout. Io lascerei la parola ad Alessia che vi racconta e poi io vi do qualche. Tolgo la condivisione un attimo, Alessia, che dici? Stesso, no, 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 problemi, anche se, Ok. anzi, se non mi vedo fa bene uguale, tanto sono spettrale stasera. Voilà. No, allora dovete sapere che io conosco Alessandra da 25 anni, però Alessandra da 25 anni non mi risparmia, come dire, quando devo dire cose me le dice. Ok, e quindi è successo qualche giorno fa che sono avuto delle giornate un po' strane, un po' complicate, resi ancora peggiori da un problema alla schiena. Ho mal di schiena che ho da un po' e insomma, devo andare a prendere Alessandra in un posto e le ho detto: guarda, io non ce la faccio, sto malissimo, faccio fatica anche a stare in piedi, sono oggi proprio uno schifo, mi sento veramente sottoterra, ok? E Alessandra, giustamente, e fa benissimo, non ha assolutamente assecondato il mio ma mi ha detto: cos'è che mi ha detto Ale? Esattamente, dillo tu perché fa più effetto. Dillo tu cosa mi No, hai no, tu detto. mi hai detto, allora, tu mi hai detto, mamma mia, hai detto, oggi proprio è una giornata, non riesco veramente a capire che cosa, perché oggi mi sento così, perché sono 2 giorni che mi sento così, sto proprio male, 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 cosa devo fare? E io ti ho detto, ma per caso hai interrotto il workout? E tu mi hai detto, eh sì, scusa, perché non avevo tanto tempo. E io ti ho detto, però tempo per star male ne hai? Quindi io ho detto: io voglio tanto bene ad Alessandra, sia ben chiaro, però giustamente ogni tanto anche lei mi molla qualche sberla virtuale, ok? Quindi poi è arrivato il momento di provare workout. Allora, io i codici li consumo da mo', quindi sono già una consumatrice, masterclass le faccio dal vivo praticamente perché lavoro con questa donna, quindi insomma è difficile non farle, però workout onestamente li avevo visti ma non li avevo mai fatti. Quindi ho detto: dammi, cioè, faccio workout, ok, inizio, trovo il tempo. E ieri sera abbiamo lo screenshot, ci sono le prove, gli ho scritto: Ale, è una bomba, cioè ne ho fatto uno, oggi ho fatto il secondo e mi sento un'altra persona. E le ho proprio detto senza rendermene conto, cioè energia manetta, proprio così. E io ieri mi sentivo sotto un treno. Quindi, davvero, ma non lo dico, cioè è chiaro, sembra facile, lo dico io, no, vi assicuro che no. È solo vincere, come dire, quel primo scalino di dire trovo il tempo e mi impegno a vedere il video, a scrivermi gli esercizi e mentalmente a ricavare il tempo nella mia giornata per fare gli esercizi. Sono pazzeschi, sono facilissimi perché è una roba veramente. E ve lo dice una che vi ricordo che ieri ero piegata in due dal mal di schiena, quindi non è che sono già sotto forma fisica spettacolare, eppure sono semplice, alla portata di tutti, e vi assicuro che
lei, l'hanno visto anche le ragazze, oggi mi sento un'altra persona, cioè proprio fatevi, andate oltre veramente, andate oltre la fatica, uscite dalla vostra comfort zone e andate oltre la fatica di dire mi metto lì e ascolto, mi prendo nota e faccio, perché ne vale veramente la pena, veramente lo dico. Grazie Alessia per la tua condivisione. Grazie, vi spiego perché lavorare energeticamente, il senso del lavoro energetico qual è? Allora, il senso del lavoro energetico è molto facile, molto semplice. Noi abbiamo detto che abbiamo questi tre livelli di coscienza e che questi tre livelli di coscienza devono essere messi in comunicazione. Da che cosa? Dall'energia. Non ci sono, allora, il codice ci aiuta a resettare, a rientrare, no, nella nostra parte bambina, come dice Gesù, che le sapeva queste cose, se tornate come bambini entrerete nel regno dei cieli. Quindi è quella parte, ci rimette in collegamento con quella parte di noi che è ancora pulita, sa ancora come funzionano le cose. Il workout ci porta sull'asticella, ok, energetica e fa sì che le tre parti di noi si equilibrino e entrino in connessione tra di loro, portando un flusso energetico che farà sì di avere una comunicazione costante tra queste parti. Ci sono due modalità. Io ho creato intanto le prime due. La prima parte dei workout sono i primi che sono usciti. Questi sono i workout di primo livello. I workout di primo livello servono solo a stabilizzare l'energia. Per cui se Alessia vi ha detto che è stata molto meglio solo con il primo livello di workout, non vi dico con i secondi. Allora, il primo livello di workout vi porta solo a stabilizzare perché noi non ci rendiamo conto, ma abbiamo le energie che vengono o disperse o peggio, vengono rese molto pesanti sia dai nostri pensieri, ma tante volte anche semplicemente dal fatto che incrociamo qualcun altro e noi siamo dei catalizzatori. Se noi abbiamo un livello di energetico basso, attiriamo le negatività altrui. Per cui è come se avessimo tutta una serie di pesi che si attaccano alla nostra coscienza e questa va sempre più giù e. Allora, i workout di primo livello vi portano in questa posizione. Cominciate a stabilizzarvi, iniziate ad avere i tre livelli che sono fermi, ok? E che cominciano a dialogare tra di loro. Quindi questo è l'effetto dei workout di primo livello. Poi c'è la seconda parte dei workout, che sono invece i workout di secondo livello, dove andremo a fare gli esercizi con le 8 energie di base e lì andremo a diventare potenti. Quindi alzeremo ulteriormente l'asticella, porteremo l'energia a un certo livello. Potete chiederlo alle ragazze della Family, che infatti credo che mi staccheranno i workout di secondo livello. Cioè, io lavoro veramente 10, a volte anche 12 ore al giorno e guardate che sono una che produce a manetta, tanta, 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 tanta. Perché? Perché ho energia. Ma non sono stanca, cioè io non è che oggi ho lavorato tutto il giorno e sono qua stasera con voi, ma non sono mica stanca. Quindi questi workout vi portano ad esprimere al massimo, ad essere energeticamente prima di tutto stabili, perché il primo punto è la stabilità. Se non siete stabili, vi assicuro che non combinate niente. Quindi quando per esempio voi andate al lavoro e siete, come vi dicevo, un'altra volta, questa è la soglia, no? Se siete sotto la soglia di energia, ragazzi, non combinate niente, non vi vengono le idee buone per risolvere le problematiche, non riuscite a confrontarvi con il vostro collega di lavoro, non succede niente di quello che deve succedere. Avete un problema emotivo, non ne parliamo. Se siete sotto l'asticella, ciao, e siete sotto. Se invece passate al livello sopra e stabile,
avete la possibilità di rimanere in voi, di osservare e di conseguenza iniziare ad agire in modo consapevole. E questo è il primo obiettivo nella quale vi voglio portare, ok? Che intanto siate in grado di rimanere tranquillamente in voi, osservare e decidere consapevolmente cosa volete fare. Questo è il primo modo in cui ci dobbiamo porre. Poi vi insegnerò, andremo ancora più su e alzeremo l'asticella aumentando l'energia. Quando aumentate l'energia, a quel punto non vi ferma più nessuno, ve l'assicuro, ok? Quindi, grazie Alessia per la tua condivisione, andiamo avanti con le masterclass. Allora, le masterclass e i webinar che andiamo a fare, se avete un brutto periodo magari energetico, cioè economico, via di seguito, potete scegliere, per esempio, poi vi farò vedere, di seguire con codici masterclass, per esempio, è già un buon lavoro, ok? Chiaro che se riuscite a metterci anche i workout è molto meglio. Comunque sia, guardate sempre nel mio YouTube, che tante robette ve le insegno anche così, per cui insomma avete veramente tanti strumenti. Le masterclass, abbiamo fatto due masterclass importantissime per andare a lavorare sul, per andare a capire, perché le masterclass sono delle lezioni dove andiamo a prendere coscienza di come siamo fatti e di come funzioniamo, ok? Quindi abbiamo fatto prima della fine dell'anno, anche soprattutto dentro sto canale, queste due importantissime masterclass che sono la dipendenza, quella per le dipendenze, liberarsi dalle dipendenze emotive, e quella sulla sensazione di impotenza. Per chi dovesse averci incontrato più tardi, sappiate che le masterclass sono sempre acquistabili anche successivamente. Per quanto riguarda invece il lavoro che andiamo a fare da adesso in poi, è tutto il lavoro della presa di coscienza di noi stessi. Quindi vi andrò ad analizzare, andremo ad analizzare insieme, a comprendere la vostra mappa dei talenti. Quindi andremo a toccare tutti i punti della mappa dei talenti e andremo a capire che cosa vuol dire sbloccare, come funziona. Quindi andremo proprio a toccare punto per punto tutto quello, perché noi, guardate che dentro abbiamo una codificazione molto semplice, in realtà sono 12 scalini e una chiave, punto. Quando abbiamo capito come funzionano le nostre 12 connessioni e abbiamo imparato ad aprire con la chiave, è fatta, punto. Come vi dicevo, è un metodo che è molto pratico, molto a obiettivi, si va, cioè non è che stiamo, ne facciamo una al mese, ok? Quindi un webinar e una masterclass. Il webinar è collegato alla masterclass, nel senso che il webinar è parte della spiegazione, quindi se non lo vedete perché, che ne so, ci state seguendo, quindi dite, ma sì, non importa che la vedo in diretta, me la guardo domenica con calma, benissimo. C'è problema, perché il webinar, sapete, ve l'ha detto Alessia, lo trovate nella parte delle risorse gratuite. Ricordatevi però di vederlo prima della masterclass, perché alcune cose non le rispiego, ok? Quindi avete tre metodi, cioè tre, andiamo a toccare che cosa? L'istintivo, l'emotivo e il mentale, ovvio, cioè è ovvio, continuo a parlare di queste tre cose, vi do tre modalità che sono appunto queste. Pacchetti promozionali, che io sapete che tutte queste robe. Allora, avete, come vi dicevo, la possibilità di utilizzare i pacchetti. Se ci seguite con costanza, vi conviene utilizzare i pacchetti che trovate nella parte, come vi aveva detto prima Alessia, in quella parte lì dell'acquisto. Va bene, meglio che lo dica Alessia in che parte la trovo. Brava, e non c'è verso, sono tutte cose che io riesco a fare poco. Dopo Alessia, quando ho finito tutta la spiegazione, riprendi un secondino questa parte qua dei pacchetti. Questo non è nient'altro che spiegare, quello che vi volevo dire è che abbiamo pensato con la family di fare in modo che se ci state seguendo con continuità possiate risparmiare tutto qua, ecco, questo era
il fine dei pacchetti. Quindi quello che viene fuori tra poco, quello gold, vi dà la possibilità di avere la consulenza. Però attenzione, con Paola o con Alessia, con me è una cosa a parte. I vantaggi dei pacchetti ve lo dice l'Alessia, ok. In lavorazione. Te lo dici te, dai, io non sono capace di fare queste cose. Libro in lavorazione, vi sto scrivendo il libro per cui vi faccio tutte queste cose, sto spiegando tutto, portate pazienza, arriverà tra poco. Quindi, conclusione, ci sono alla fine, e sono le 22:22. Ecco, abbiamo due possibilità per giocare il nostro gioco: capire e memorizzare tutte le regole del gioco, e lo capirete quando parlerò del libro, cioè quando leggerete il libro, o capiamo e memorizziamo tutte le regole del gioco, oppure impariamo a diventare delle antenne. Noi vogliamo insegnarvi la seconda possibilità. Fare questi lavori, sia con i codici che con i workout, faranno sì che voi avete dentro un'antenna, no? Un'antenna telescopica. Se non è attivata, l'antenna sta giù, ok? E voi state subendo e quindi vi tocca pensare con la testa, ragionare, decidere, fare, spesso sbagliate. Se invece, riprendiamo la mia splendida Bic, se invece attivate la vostra antenna, è come se aveste una cosa telescopica che si alza e via via che la potenziate, diventa sempre più alta e raggiunge delle situazioni sempre più lontane. Quindi, più si alza questa antenna e più l'universo inizia a giocare per voi. Perché se l'antenna è giù, siete voi che dovete giocare per voi da sole. Se invece alzate l'antenna, l'universo si gira verso di voi perché riconosce l'antenna e comincia a giocare per voi. L'ultimo obiettivo sarà quello di lasciare che l'universo faccia, imparare a fidarsi. E lì basta, è fatta. Quindi questo è il metodo che vi stiamo proponendo. Spero, adesso vi lascerò alle domande, che così se ci sono delle cose da capire meglio, spero di avervi fatto capire il senso di quello che stiamo facendo, perché l'obiettivo fondamentale è questo.